In Italia l'influenza è ancora oggi la terza causa di morte per patologia infettiva, preceduta soltanto da AIDS e tubercolosi. La vaccinazione rappresenta lo strumento più efficace per la prevenzione dell'influenza e delle sue complicanze più gravi. Anche se in Sicilia siamo ancora lontani da quel 75% che rappresenta la soglia ottimale di profilassi nei soggetti a rischio per patologia e soprattutto per gli over 65. Gli anziani, infatti, rappresentano una popolazione particolarmente vulnerabile durante la stagione influenzale. Lo scorso 6 ottobre la regione siciliana ha emesso un decreto assessoriale riguardante l'appropriatezza vaccinale e indicando il vaccino trivalente adiuvato come strumento preferenziale per l'immunizzazione della popolazione anziana e a rischio. Il vaccino adiuvato è un vaccino che viene costruito proprio per dare una maggiore forza immunogena alle proteine vaccinali in maniera tale da poter essere adoperato per i soggetti più fragili, gli anziani, oppure per i soggetti che sono a rischio per alcune malattie che possono determinare un'immunodepressione. In queste persone il vaccino normale, quello non adiuvato, ha una forza immunogena minore, proteggendoli meno sia durante la stagione sia meno che mai per una memoria immunitaria. Il vaccino adiuvato invece ovviamente compensa queste cose e dà maggiore possibilità di protezione a tutti. La regione siciliana lo adopera già da tanto tempo, continuerà ad operarlo nell'ambito delle maggiori opportunità per i diversi tipi di popolazione. Dopo diciamo che nella stagione del 2014-2015 c'è stato il minimo storico per i noti fatti legati al blocco di determinati vaccini, determinata da una epidemia di morti che poi effettivamente non c'erano, e quindi diciamo che quell'anno è stato l'anno nero della vaccinazione, e da un paio d'anni che si nota un timido trend in risalita, per cui le coperture negli ultimi 2 anni sono aumentate, ma siamo sempre largamente al di sotto di quello che è il, diciamo, obiettivo minimo, che è quello del 75% della copertura degli anziani, cioè sopra i 65 anni meglio. Quindi noi in questo momento abbiamo delle coperture che vanno poco sopra il 50%. Il nostro obiettivo per questa stagione è proseguire nel trend ascendente che c'è da 2 stagioni a questa parte e cercare di consolidare le coperture, se possibile, ecco, cercare di migliorarle ulteriormente per arrivare a quello che fino a pochi anni fa era il dato che ci vedeva intorno al 65-68%. Le categorie che vanno vaccinate per l'influenza sono categorie che sono stabilite a livello mondiale dai massimi sistemi sanitari e recepiti da tutte le nazioni. Chiaramente ne fanno parte tutte le persone che dall'influenza possono avere un maggior numero di complicazioni, una maggiore severità del quadro. Parlo quindi degli anziani, degli over 65, di tutti i soggetti che hanno malattie cronico-degenerative, dal diabete alle neoplasie. Parlo ovviamente anche di tutte le persone di tutte le età che hanno questo genere di problematica e delle donne in gravidanza, nonché ovviamente degli operatori sanitari e delle forze dell'ordine che per un problema di numero di potenziali ammalati durante la stagione potrebbero mettere in crisi tutti i sistemi sociali che noi abbiamo, di cui noi appunto soffriamo. Ma la preclusione sul vaccino antinfluenzale è soltanto per quei soggetti che hanno avuto uno shock anafilattico, una precedente dose di vaccino, o hanno una specifica intolleranza a uno dei componenti del vaccino. Non ci sono controindicazioni di altro genere per la vaccinazione antinfluenzale.